Ben trovati, amici tifosi del grande calcio. Ragazzi, eccoci qua ritrovati. Torniamo a parlare dello spettacolo del campionato di Serie C. E in questo caso lo facciamo in merito all'atto conclusivo, alla finale playoff, in quella del Pino Zaccheria, la finale d'andata tra il Foggia di Delio Rossi e il Lecco di Luciano Foschi. Due squadre che hanno emozionato, due squadre che hanno percorso due grandissime cavalcate tra rimonte clamorose, tra successi a sorpresa, due grandi cammini in questi playoff per le rispettive compagini. Da una parte i Satanelli, i Diavoli del Sud, il Foggia di Delio Rossi, dall'altra il Lecco di Luciano Foschi. Ci pensa un leccese doc, Franco Lepore, al minuto numero 87, con una meraviglia, una gemma, un calcio piazzato che ha gelato lo stadio Pino Zaccheria a poco più di due minuti dal termine di questa finale d'andata. E a questo punto un grande, un glorioso, inaspettato traguardo potrebbe arrivare domenica nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 17:30 in quella del Mario Rigamonti, del Mario Ceppi, per la finale di ritorno, per l'atto conclusivo di questa stagione davvero incredibile, quasi irripetibile per entrambe le formazioni, perché da una parte ci sono i Satanelli alla seconda finale playoff, ad un possibile ritorno in Serie B a 4 anni di distanza dalla retrocessione prima e dal fallimento poi per la ripartenza l'anno seguente in Serie D, dall'altra invece una serie cadetta che manca addirittura dalla bellezza di 50 anni, dalla stagione 1972-1973. Quindi sarebbe davvero un glorioso, un ritorno davvero incredibile nel nostro amato campionato cadetto, nella nostra amata Serie B. Come detto, ancora una volta una rimonta pazzesca, una rimonta clamorosa questa sera di fronte agli oltre 16.000 dello stadio Pino Zaccheria di Foggia, che gli spettatori hanno gremito, hanno sostenuto i propri beniamini, la propria squadra dal primo minuto fino al 95esimo. Bellissima la coreografia nei primi minuti con i tifosi foggiani che hanno fatto diventare davvero tutto rosso, hanno infiammato lo stadio Pino Zaccheria, partita sospesa a causa dei fumogeni che sono stati lanciati dai supporters rossoneri nei primi minuti dal signor Kevin Bonacina di Bergamo. Una partita che è iniziata con grande comunque furore da entrambe le parti, con una Foggia che ha cercato subito comunque di aggredire gli avversari. Il tiro cross al sesto minuto da parte di Schenetti, con la respinta in corner da parte di Melgrati. Dalla corner seguente, siamo al settimo minuto, la battuta di Peralta in mezzo a trovare Daniel Leo, l'ex difensore della Juventus, next gen, prima di testa, grande risposta di Melgrati, tapin vincente per il gol del vantaggio che ha fatto esplodere di gioia i 16.000 supporters rossoneri, con un gol che ha sicuramente ancora di più comunque e entusiasmato i supporters di casa, i tifosi foggiani. Un vantaggio immediato, pronta risposta però della formazione lombarda con il calcio piazzato deviato in corner dal Masso da parte dello stesso Lepore, la battuta di Lepore da corner e poi il colpo di testa di Pinzauti con l'intervento a terra sempre da parte di Dalmasso. Quindi comunque grande forcing da entrambe le parti, si vedeva comunque che
e si stava disputando una finale playoff, una finale per l'ultimo posto disponibile in Serie B dopo le promozioni di Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. Arriviamo poi al tentativo al destro a giro alto sopra la traversa, il 19° da parte di Zuccon, e poi al 30° ancora da una calcio da un calcio da fermo, questa volta il corner sempre da parte dell'ex triestina Monza e pergolettese ex Lecce, leccese Doc, e il corner di Lepore per il colpo di testa dell'ex Novara, Teramo e pistoiese Lorenzo Pinzauti per il gol del momentaneo 1-1 lombardo firmato al 30°. È una partita comunque che vive di fiammate. Fine primo tempo, minuto numero 43, il tentativo da fuori area da parte di Buso con la risposta con il piede da parte di Dalmasso all'interno dell'area piccola, dove c'è comunque ben opposto Pinzauti, che però comunque è in posizione di offside, di fuorigioco, e il tentativo comunque termina fuori dallo specchio della porta dello stesso Dalmasso. E inizia il secondo tempo, un cambio per parte con l'entrata da parte di Ardizzone per la formazione di Luciano Foschi, Garattoni per invece la formazione di casa. Secondo tempo che si apre con le proteste della formazione di Delio Rossi. L'ex allenatore biancoceleste protesta prima per un gol annullato a Ogunseye sulla cross da parte di Frigerio, c'è una leggera spinta dell'ex Modena su Celiac. La grande parte, il grande intervento di Melgrati e poi la tap-in sempre dell'ex Modena per il nuovo vantaggio per i Satanelli. Vantaggio che però non viene materializzato per l'intervento della signora Bonacina per il fallo commesso da Ogunseye su Celiac. Si prosegue, altra protesta per la formazione di casa, questa volta per una possibile spinta su Frigerio. Lo scambio al limite, il tentativo da parte da fuori area, la grande respinta di Melgrati, si avventa su una pallone vagante lo stesso Frigerio, che viene leggermente spinto, destabilizzato da Lepore. Arriviamo poi ad una serie di cambi, la grande giocata sullo stretto da parte di Noia con il destro alto sopra la traversa e ad un'altra possibile occasione per Ogunseye, questa volta siamo al 71°, il cross di Rizzo, colpo di testa sempre dell'ex centravanti della Modena, promosso poi in Serie B sotto la gestione tecnica di Attilio Tesser, colpo di testa del centravanti, pallone che comunque si spegne sul fondo. E gli ultimi cambi dentro, Petterman non al meglio, che però comunque viene messo all'interno della mischia, Jacoponi, Beretta dall'altra parte, un altro ex bianco scudato come Bunino che riesce a conquistare un calcio piazzato, siamo sui 25 metri, fallo di Petterman sull'ex bianco scudato e Provercelli, Christian Bunino, ragazzi, la gemma, cosa ha fatto Franco Lepore, un leccese Doc, l'ex Lecce, a chiudere i conti, almeno per quanto riguarda i primi 90 minuti, una gemma, un calcio piazzato che vale il successo esterno dopo il successo in quel del Omero Tognon di Fontana Fredda contro il Pordenone, dopo il calcio di rigore decisivo dello stesso Franco Lepore al Dino Manuzzi dopo l'eroe di Mattia Mustacchio nella lotteria infinita dei calci di rigore, un altro successo esterno per questo incredibile Lecco di Luciano Foschi, che a questo punto sogna il ritorno nel campionato cadetto, nella nostra amata Serie B, dopo ben 50 anni di distanza dall'ultima volta, correva l'anno 1972-1973. Il verdetto, l'atto conclusivo, è tutto rimandato a domenica nel tardo pomeriggio, ore 17:30, stadio Mario Rigamonti,
Mario Ceppi la finale di ritorno di questa incredibile, pazzesca, emozionante finale playoff. Intanto godiamoci lo spettacolo dello stadio Pino Zaccheria, la gemma, l'Eurogol, chiamatelo come volete, un gol pazzesco, realizzatelo, Franco Lepore. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!